One Podcast. Servono 363 voti, i tre quinti del Parlamento, per eleggere il nuovo giudice della Consulta. Il giorno è oggi, la seduta comune è prevista per le 12:30. Giorgia Meloni ha precettato tutti i suoi, bisogna esserci, ma come sapete già, la notizia è uscita, la Premier considera i suoi parlamentari che hanno parlato degli infami. Io sono Annalisa Cuzzocrea e l'8 ottobre 2024 questo è The Time, dentro la notizia. Riepiloghiamo che con queste cose si fa presto a fare confusione. La Consulta, la Corte Costituzionale, è quella che decide la conformità delle nostre leggi alla nostra Carta, un organo delicatissimo e importante in democrazia, quello che approva i referendum che possono essere tenuti, è rimasta senza un giudice, senza la sua ex presidente Silvana Sciarra, già dal novembre 2023. A dicembre 2024 scadono altri tre giudici e l'accordo tra maggioranza e opposizione sembrava quello di aspettare questa scadenza e di eleggere quattro giudici con un accordo più largo. Però dalla Consulta sta per passare l'autonomia differenziata, così come da lì passerà il referendum sulla cittadinanza, prima o poi anche la riforma del premierato, e quindi la Premier vuole rafforzare la sua presa. Vuole che sia eletto il suo consigliere giuridico, Francesco Saverio Marini, con un inedito passaggio diretto da Palazzo Chigi alla Corte Costituzionale, dopo aver di fatto scritto la riforma del premierato che sarà poi chiamato a giudicare. Però si sa, i conflitti di interesse a destra non si vedono mai e quindi nessuno sembra farsi alcun problema. Solo che, appunto, Meloni ha paura di quelli che chiama infami, con singolare scelta lessicale, come notava ieri Francesco Cundari nella sua newsletter La Linea, una scelta lessicale che la allontana un po' dai modelli della Thatcher o di Mario Draghi. Insomma, considera infami quei parlamentari che hanno suscitato la fuga di notizie, perché dice si venderebbero la madre pur di finire sui giornali, parole sue, e sono quelli che Guido Crosetto vorrebbe scovare con un esposto alla magistratura. Lo ha fatto davvero, e noi che credevamo che il ministro della difesa in questo momento avesse altro a cui pensare. Non sa la Premier se può fidarsi dei suoi nuovi amici, cioè dei transfughi che da Azione sono passati a destra, tra le altre Gelmini, Carfagna, dei parlamentari della Südtiroler Volkspartei che Tajani starebbe corteggiando uno a uno. Qualcuno pensava potessero arrivare aiutini anche dal Movimento 5 Stelle, già reduce da un accordo sulla RAI. Però se le opposizioni si attesteranno, come sembra vogliano fare, sulla linea del non voto, sarà più complicato, anche se si rischia di aiutare Meloni a controllare e serrare le file dei suoi. Insomma, partita molto complicata. La destra, tra assenze e malattie, nonostante le minacce via chat, dovrebbe essere ferma a 348 voti, sono conti che hanno fatto sulla stampa Serena Riformato e Federico Capurso. Con il mercanteggiamento di questi giorni si sarebbe arrivati al massimo a 361 voti, insomma ne mancano almeno due. Quindi o Meloni non ha fatto bene i conti quando ha mandato quei messaggi, o qualcuno si è tirato indietro, o ci sono carte nascoste in questo momento difficili da immaginare, che noi non conosciamo. Di certo è un blitz, e di certo ha ragione Walter Veltroni quando nell'intervista di oggi alla Stampa ragiona sull'assurdità di avere dei partiti che sono stati capaci di governare insieme, destra e sinistra, quelli che dovevano essere maggioranza e opposizione, invece no, hanno fatto dei governi insieme, ma non sono mai stati capaci di scrivere insieme le regole del gioco. La Consulta dovrebbe essere un'istituzione al più possibile terza. Per eleggere i suoi giudici dovrebbero servire accordi, non prove muscolari. Accade il contrario, il che ricorda terribilmente gli idoli di questa destra, Viktor Orban, Donald Trump, quello che il tycoon ha fatto con la Corte Suprema americana, trasformandola quando era presidente in una specie di braccio armato della sua destra. Sapremo tra poco se la prova di forza avrà successo oppure no. In qualunque caso non è un successo, ma un fallimento per le istituzioni democratiche del paese.